Sera, ben trovati al TG per sordi. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in seguito alla denuncia di un uomo la cui moglie, Rosa Audia, 47 anni, di Poggio a Caiano, è morta lunedì sera, 11 gennaio, mentre aspettava di tornare a casa dopo 2 giorni di ricovero al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Stando alla denuncia presentata dall'uomo ai carabinieri, quando la donna si è sentita male, era stata dimessa da pochi minuti dopo che i medici avevano effettuato accertamenti diagnosticando una lombociatalgia. Era in attesa del rientro a casa con l'ambulanza quando un malore l'ha colta ed i medici non hanno potuto salvarla, nonostante repentine manovre per rianimarla. Il marito la stava aspettando dopo averle parlato al telefono, ma l'attesa si è prolungata sino ad allarmarlo e a farlo giungere all'ospedale pratese Santo Stefano, dove ha scoperto che la donna era morta. Il sostituto procuratore Lorenzo Gestri, titolare del fascicolo, ha affidato l'incarico per l'autopsia al medico legale Susanna Gamba. La famiglia ha nominato un consulente legale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene sul caso di Niccolò Ciatti, scrivendo in risposta ad una lettera del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Ho dato istruzioni, afferma Di Maio, alla nostra ambasciata a Madrid affinché intervenga formalmente presso le autorità spagnole, sollecitando una rapida conclusione del procedimento penale. So che il ministro Bonafede ha indirizzato una lettera con analoga richiesta al suo omologo spagnolo. Il sindaco di Scandicci si era unito all'appello della famiglia Ciatti per promuovere una sollecitazione da parte di tutte le istituzioni italiane affinché il tribunale spagnolo emetta una sentenza prima dello scadere del quarto anno dagli arresti dei sospettati. Niccolò Ciatti morì ucciso a 22 anni dopo un pestaggio subito il 13 agosto 2017 da parte di alcuni ceceni in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, località dove era in vacanza. La Regione Toscana segnala che le ASL hanno ricevuto da anziani informazioni che ignoti li stanno contattando via telefono per proporre su appuntamento la somministrazione di vaccini anti-Covid. È una truffa. Sono raggiri, spiega la Regione, ai danni di persone anziane contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti-Covid presso la propria abitazione. In Toscana, al momento, spiega ancora la Regione, non si stanno effettuando somministrazioni di vaccino anti-Covid al domicilio di questa categoria, che sarà coinvolta a partire da febbraio nell'ambito della cosiddetta fase 2. Le ASL toscane non hanno dunque in corso questa attività. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo del valore di circa 14 milioni di euro nei confronti di due società e due persone fisiche ritenute responsabili di un giro di fatture false per circa 75 milioni di euro e un'evasione IVA per 14 milioni. L'attività di indagine ha permesso di ricostruire un articolato sistema di frode all'IVA nel settore del trasporto su merci su strada, strutturato su una società dell'Interland fiorentino che effettuava trasporti sul territorio nazionale e all'estero, commissionati anche da importanti aziende nazionali e internazionali estranee ai fatti.
avrebbe messo a segno furti con spaccata in negozi di Firenze tra il 12 e il 20 novembre scorsi, usando dei tombini presi dalla strada per sfondare le vetrate. Con questa accusa un 33enne è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Firenze con l'accusa di furto continuato. L'uomo, tunisino, era stato arrestato in flagranza dalla polizia il 20 novembre scorso, dopo che aveva messo a segno l'ultima spaccata. Ad incastrarlo anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza cittadine. Ha continuato a perseguitare per un anno una barista di 32 anni fino a che un operaio albanese di 29 anni non è stato posto agli arresti a Montevarchi, in provincia di Arezzo, per stalking. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la donna da un anno era pedinata e si vedeva arrivare l'uomo nel posto di lavoro. Accanto alla persecuzione fisica, quella online, con continui messaggi sui social. Un teleconsulto con gli esperti dell'azienda ospedaliero universitaria di Careggi per evitare ai pazienti fragili della pneumologia del San Jacopo di Pistoia di doversi recare in altre strutture sanitarie. L'incontro tra i medici del nosocomio pistoiese e gli esperti del GIM, il gruppo multidisciplinare dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, avviene ogni settimana via internet. Oltre che a Pistoia, il servizio è attivo anche a Prato e a breve sarà esteso ad altre strutture dell'ASL Toscana Centro. Il municipio di Impruneta, in provincia di Firenze, ha inviato alla senatrice Liliana Segre la pergamena che dichiara la cittadinanza onoraria del comune fiorentino. Il Consiglio Comunale, il 30 novembre 2020, era stato deciso il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre dopo che era stato indirizzo di atteggiamenti xenofobi, razzisti e discriminatori. La pergamena è stata inviata al Senato dato che la pandemia prolungata ha fatto desistere dalla consegna di persona. La cittadinanza di Impruneta è stata attribuita per il suo impegno dedicato al mantenimento della memoria e al prodigarsi perché i diritti di ogni persona prevalgano sempre nel segno della fratellanza e della pace. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani: soleggiato, salvo addensamenti sparsi sulle zone orientali in provincia di Arezzo. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone nord-ovest, province di Massa, Carrara e Lucca, in estensione alle altre zone settentrionali in serata. Venti deboli o moderati di grecale tendenti a divenire di scirocco sulla costa in serata. Mari poco mossi o mossi al largo, temperature in ulteriore diminuzione con probabili gelate. Giornata molto fredda. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.